Ciao a tutti! Allora, oggi vi voglio parlare di questo fondotinta della Essence che si chiama Pure Nude Makeup Natural Finish No Makeup Fill, quindi dovrebbe essere un fondotinta che non si vede. Il colore che ho io è il 30 Pure Honey, quantità 30 ml, il prezzo è di 4,99 euro. L'erogatore è a pompetta, è questo qui, e dato che io questo l'ho completamente finito, è anche bello leggero, vi mostro lo swatch. Ora, intanto devo dire che mantiene le promesse perché effettivamente è un fondotinta non make-up feel, quindi che non si vede. Il problema principale è che comunque sia ha una copertura bassa, ma davvero bassa. Quindi va bene per uniformare magari il tono della pelle, il colorito, però finisce lì. Quindi è un fondotinta che consiglio, soprattutto a chi non ha imperfezioni da coprire, a chi non ha discromie troppo evidenti, oppure di applicare prima sotto il correttore e poi dopo sopra il fondotinta, che però va a uniformare senza fare spessore e comunque si tende a, come dire, lasciare proprio un velo leggerissimo di colore. Copertura è davvero bassa. La confezione che non ve l'ho mostrata è questa. Ok, quindi per chi non ama i fondotinta coprenti oppure per quelli che non vogliono che si vedano sulla pelle, è sicuramente valido. Io però sono un amante dei fondotinta dalla copertura abbastanza alta e soprattutto che uniformino bene la pelle, quindi questo non mi piace per questo, però va molto a gusti. Cosa che però invece ho notato è che sulla mia pelle mista tende a lucidarmela davvero velocemente. Quindi è un fondotinta leggero, non copre tanto, però comunque sia unge la pelle e si vedono. La cosa brutta è che sulla zona T vedi proprio lì, si vedono purtroppo gli stacchi di colore, quindi il colore che si sposta, è per questo che non mi è piaciuto più di tanto. Quindi lo consiglio. Nel caso voleste provarlo, visto anche il prezzo comunque accettabile da testare, a chi ha una pelle da normale a secca e soprattutto per chi non ha tante imperfezioni o discromie da coprire. È un fondotinta che a me non è piaciuto personalmente, ma che dice di essere un fondotinta no make-up ed effettivamente è quello che è. Quindi potrebbe anche essere. Allora, fatemi sapere qui sotto se per caso avete provato questo fondotinta e come vi siete trovate. Io, come sempre, spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanella lì in basso, vicino all'iscrizione, così non perdete le prossime recensioni beauty low cost. Alla prossima! Ciao!